Buongiorno, buona giornata, buona settimana a voi tutti, cari amici. Bene, di primo mattino, visto che sono andato, diciamo, sul sicuro, sul riassunto, andiamo adesso a fare, come dire, un mio pensiero generale su prima e seconda serata dello showcase dell'Immortale su WrestleMania 36. Ma prima vi ricordo che potete trovare fresco fresco sul mio canale pubblicato nella prima serata di ieri un bellissimo collage su un altrettanto bellissimo film, Shaun, Vita da Pecora, Farmageddon, che in questi tempi, diciamo, come dire, di restate a casa forzata, passate più o meno quasi un'oretta e mezza di spensieratezza, divertimento. Se potete, recuperate Shaun, Vita da Pecora, Farmageddon 2019, poi c'è stato anche il primo film, altrimenti le puntate della serie animata che sono molto simpaticissime. Bene, detto questo, allora, anche nella seconda serata, come è stato per la prima, mi sono divertito tantissimo. I produttori, i montatori video, WWE, hanno lavorato benissimo. Basti pensare al Firefly Funhouse match tra The Fiend e John Cena, dove ha trionfato The Fiend. Io penso di aver capito un po' il tipo di cioè perché è stato montato così, anche perché ricordiamo che John Cena, come dire, ormai è abbastanza lanciato nella vita cinematografica hollywoodiana, quindi per ridurre il più possibile i rischi per Cena, praticamente alla fine è stata una sorta di cioè al massimo di creatività in quel match con poca azione, però appunto per quanto riguarda il montaggio è stato bellissimo. Come non citare anche lo straordinario Last Man Standing match tra Edge e Randy Orton, che ha visto soffrire tantissimo la superstar vietata minore, la rated superstar Edge, però è riuscito a vincere lo stesso Edge. La sfida a 5 per il titolo femminile di SmackDown ha visto trionfare Bayley, anche se, ma no, insomma, non si capisce bene se, cioè, voglio dire, deve pure arrivare questa fase. Ciao Giuseppe, buongiorno a te, a voi tutti. Volevo dire, cioè, deve pur sembrare arrivare un culmine questa rivalità tra Becky, scusate, volevo dire tra Bayley e Sasha Banks. Saremo a vedere. Comunque, sta di fatto che nonostante la vittoria di Bayley, quindi la difesa con successo titolata dalla cintura di categoria, alla fine diciamo che appunto questi piccoli attriti tra virgolette ci sono. Poi bella anche la sfida tra Otis e Dolph Ziggler, io me lo immaginavo già ad un certo punto è entrato così Mandy Rose per sbeffeggiare, o meglio schiaffeggiare, Sonya Deville. E poi finalmente c'è stato il tanto bacio tra Otis e Mandy Rose, che ha coronato un periodo, diciamo, abbastanza di tentativi a vuoto da parte di Otis. Poi che abbiamo avuto? Ah sì, poi come non menzionare la conquista del massimo titolo femminile di NXT da parte di Charlotte, che ha battuto Rhea Ripley, quindi insomma penso che a questo punto il roster giallo-nero, che è un brand vero e proprio, salirà molto di spessore. Non che adesso non abbia qualità, però comunque brave entrambe, tutte e due, sia Charlotte che Rhea Ripley.
Ovviamente non mi dimentico di Drew McIntyre che in pochi minuti, quasi 5, però visto che diciamo che ha dato fine, spero per un bel po', al regno titolato di Brock Lesnar, quindi lo scozzese che si aggiunge insieme a Nikki Cross e ad altri 3-4 atleti, anche loro scozzesi. Da inizio appunto ad una nuova era nel segno della Scozia, diventando il nuovo campione WWE. Poi gli Street Profits sono riusciti ad amalgamarsi bene nel match contro Angel Garza e Austin Theory. Molto bravo anche Austin Theory. Beh, ora a memoria non mi vengono altri match. Comunque, nel complesso, ripeto, una WrestleMania che passerà alla storia non solo per le vicissitudini che era a porte chiuse, pre-registrata, quindi non in diretta. Comunque, molto bene, bravi tutti, atleti, produttori, tutti. Ah sì, poi Gronkowski si è un po' diciamo sportivamente, agonisticamente vendicato di Mojo Rawley, quindi il famosissimo giocatore del football americano è riuscito a conquistare la sua prima cintura in WWE, il titolo 24/7, che la sera prima era stato vinto prima da R-Truth e poi conquistato appunto da Mojo. E niente, per me, se devo fare una top 3 dei match, sicuramente ci metto Edge contro Randy Orton, Undertaker contro AJ Styles, e poi considerando i match femminili ci metto proprio Charlotte contro Rhea Ripley, senza dimenticare però della prima serata Kevin Owens contro Seth Rollins, con un volo molto spericolato ma altrettanto bello da parte di Kevin Owens, a partire proprio dalla scritta, dal logo di WrestleMania. Bene, grazie a voi tutti che avete seguito questa diretta. Siamo sulla via della conclusione, pertanto io vi ricordo che potete trovarmi sui vari miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e da pochi giorni anche su Twitter. Quindi buon proseguimento di giornata, di nuovo buona settimana a voi tutti. Mi raccomando, se potete recuperate anche da YouTube la sintesi, quindi noi ovviamente ci becchiamo quanto prima e sperando, facendo un piccolo pensiero sul coronavirus, che questa epidemia, pandemia possa rientrare quanto prima e penso che, come è avvenuto per la Toscana e per la Lombardia, dovrebbe succedere anche qui al sud e nelle isole, ovvero di uscire di casa con una copertura, quantomeno, e soprattutto con la mascherina, ovviamente il metro di distanza e quant'altro. Bene, di nuovo, ciao a tutti. Se volete contattarmi, volete vedere qualche contenuto che offro, ho detto YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Alla prossima. Ciao, buona settimana a tutti. Ciao.